Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies. And all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seems to whisper in a hush. And all the soft moonlight seems to shine in your blush. Can I just have one more moon dance with you? Benvenuti a questa nuova puntata di ATV, un saluto da Clara e da Ferruccio. Vi accompagneremo anche in questa puntata per mano in un mucchio di servizi. Tu che cos'hai? Un servizio che ti piacerà molto, mi stanga. Beh, io Katia del Grande Fratello 4. E io invece Radio 103. Allora ha vinto lei, allora hai vinto tu. Certo. E allora devi dire il sito tu. www.evitadisco.it oppure la nostra email atvferruccio@libero.it. Scriveteci, scrivete a lei, fate dei complimenti anche a me, che sennò poi sono triste. Avevo detto di vestirsi in un altro modo, però lei è vestita da rapper, ma comunque è bella lo stesso. Adesso cosa ci vediamo? Il servizio con Katia del Grande Fratello. Noi stiamo qua, andiamo là, siamo qua, andiamo. Se è stata affascinante e provocante all'interno della casa del Grande Fratello 4, non avete intenzione di come possa essere attraente e bella incontrandola di persona. I retroscena di Cinecittà saranno argomento dell'intervista con Katia Pedrotti. Bionda, occhi azzurri e charme da consolidata star, ma anche allegra e spontanea. La Katia più famosa d'Italia è con noi a ATV. Siamo con la magliatrice del Grande Fratello 4, ma tu sei diventata nota grazie al Grande Fratello. Però diciamoci la verità, come si stava dentro la casa? Ti sentivi libera o no? Guarda, io nella casa ero felicissima, contentissima, ero libera, io facevo quello che volevo dalla mattina alla sera. Era un'esperienza che rifarei mille volte. E adesso che questa esperienza in un certo modo è finita, che cosa vorresti fare? Visto che la notorietà ti ha in qualche modo buttato nel mondo dello spettacolo, cosa ti piacerebbe fare? Allora, questo che sto vivendo adesso per me è un sogno, quindi spero in futuro di continuare a lavorare nel mondo dello spettacolo. Cosa vorrei fare? Non lo so, io voglio fare un po' di tutto, cioè studierò per diventare un'attrice, canterò, ballerò, chi lo sa. La difficoltà di questa intervista non è tanto stare vicino a una ragazza così bella, ma seguirla col microfono, in questa, perché è una cosa, vabbè. Comunque, Katia, non tutti lo sanno, ma tu hai delle passioni molto profonde, ti piace lo snowboard, ti piace, sì, il beach volley e ti piace lo shopping. Quindi... da morire, sì, io sono una sono la shopping victim, adoro, ecco, l'unica cosa che mi è andata mancata un po' nella casa è essere un po' fuori da queste tendenze. Quindi, mettendola in un lato sportivo, salto della carta di credito, lancio col banco, ma... sì! E chi se ne frega? Viva! Il Grande Fratello è un'esperienza che consiglieresti a qualcuno? A tutti, è un'esperienza indimenticabile, difficile, perché comunque stare all'interno della casa non è così semplice come sembra. Fai un percorso psicologico su te stessa che fuori non fai perché sei preso da altre cose. Io lo rifarei mille volte, bellissimo, bello. In questi giorni si stanno tenendo in tutta Italia i provini per il Grande Fratello 5. Un consiglio da dare a quelli che gli aspiranti abitanti della casa, quale potrebbe essere? Allora, bisogna essere sempre se stessi, mai mascherare un lato del nostro carattere perché poi esce. Far vedere qualunque cosa, non aver paura di dimostrarsi per quello che sei veramente. Io ho fatto così. E ci sei riuscita? Io sì, io sono così. Tutto sommato la tua notorietà ti porta molto oltre, però durante il periodo del Grande Fratello ci sono stati comici e situazioni particolari. Molto spesso ti hanno definita addirittura Darlavia. Parliamoci chiaro. Anche Darlavia, va bene, ma guarda, grazie a Darlavia hanno creato un personaggio. Chiaramente io non sono Darlavia, però io sono nella vita ironica. Mi ha fatto morire dal ridere, bravissima lei. Tu ti senti un po' sex symbol o no? No. No. No.
Ma ragazzi, io intanto rimango qua. Ringraziamo Katia per essere stata con noi a ETV. Noi ci guardiamo un altro splendido servizio, voi restate con noi. Chissà se mi bacia, vabbè, non lo so. Ciao! Con l'arrivo dell'estate iniziano anche le serie degli interminabili concorsi di bellezza. Dalle finali del più blasonato Miss Italia ai più divertenti Mister Bagnino e l'intramontabile Miss Maglietta Bagnata. Hey shorty, I know you wanna party, and the way your body looking make me really feel naughty. Cutie cutie, make sure you move your booty, shake that. Ultima moda in tema di bellezza è il tour di Miss Tanga, che è stato ospitato dalla Discoteca Vita in una delle serate della movida più bella del nord-ovest. Per coloro che si sono persi la sfilata, ETV permette un appello. Eccovi le Miss Tanga che avete sempre desiderato ma che non avete mai osato chiedere. Bellissime, formose, ma soprattutto poco vestite. Erano le tante aspiranti al titolo che hanno deliziato gli stupefatti frequentatori del locale più modaiolo in voga di questa estate 2004. Molte, veramente tante, sarebbero dovute essere le vincitrici. Ma come scegliere fra tanta, tanta, tanta bellezza? Italia, popolo di naviganti, amatori, poeti e sputatori, o no? Eh sì, è bastato un misero sputacchio per mandare in vergogna tutta l'Italia. È proprio il caso di dire che ferisce più lo sputo che la spada. In occasione della partita Italia-Danimarca degli Europei 2004, Er Pupone, Francesco Totti, dopo ripetuti tamponamenti da parte di Christian Poulsen, un avversario danese, ha deciso di reagire sputandogli in faccia. Il noto campione italiano ha infatti suscitato lo sdegno dei tifosi, le ire di Carraro che lo definisce un gravissimo errore e addirittura una causa intentata dagli sponsor per danni quasi 35 milioni di euro. Caro Totti, quanto ci costi? Squalificato dalla nazionale per 3 giornate, il bambinone più famoso d'Italia sembra molto pentito. 2 fazioni, a favore di Totti ha fatto bene, e contrari e sdegnati. Del resto non è stato poi nemmeno così originale, visto che Rijkaard aveva fatto la stessa cosa a Föller durante i mondiali d'Italia 90. Però non era successo tutto questo trambusto. Il punto è capire come finiranno questi europei, con o senza Totti, meglio uno sputo o un atto di violenza, ma soprattutto, era il caso di farne un caso così importante? Diego, secondo te Totti ha fatto bene o ha fatto male a fare quello che ha fatto? Malissimo. Come sappiamo tutti. Malissimo. Quindi tu non l'avresti fatto? Assolutamente no. Che figura ha fatto fare all'Italia? Direi pessima. Ci troviamo in compagnia di? Lamia. Allora, secondo te, Totti, fa per te, è un uomo che può fare per te anche dopo il cesso che ha fatto agli europei? Ma può capitare, sbagliare umano e si potrebbe perdonare anche Totti. Non si dovrebbe fare lo sputo, però... si può perdonare, no? Ha sbagliato e capita. Sbagliare umano, no?
Ci troviamo in compagnia di? Luca. Luca, secondo te Totti ha fatto bene a fare quello che ha fatto? Tu come ti saresti comportato? Ma sicuramente non è stato un bel gesto, visto che è il nostro capitano, però in circostanze nervose può capitare, anche se è un gran giocatore. Secondo te come ci piazziamo agli italiani? Bene o male, arriviamo alle finali? Ma secondo me passiamo il turno con difficoltà, però la vedo molto dura, Non la vedo una cosa molto facile. Ci troviamo in compagnia di Valentina. Valentina, secondo te Totti ha fatto bene a fare quello che ha fatto agli europei? Dipende, in pratica l'hanno anche provocato comunque, quindi non gli do tutti i torti, ecco. A te piacerebbe un uomo che reagisce in questo modo? Un uomo così al tuo fianco? Ma non lo disprezzo, ecco, quindi cioè non posso dire di no, ecco. Secondo te Totti ha fatto bene a fare quello che ha fatto agli europei? È stato un bel gesto, ci ha fatto fare bella figura? Per l'Italia non è un bel gesto sicuramente, non ci fa una bella figura l'Italia, però a caldo ci può stare. Tu quindi ti saresti comportato allo stesso modo? Forse sì. Telecupola e Radio 103 cercano sosia e imitatori. Se siete simili a un sosia, se siete simili a un VIP, questo servizio fa veramente per voi. Stiamo per andare a chiacchierare con Enrico Cirone. Enrico, ciao, ma soprattutto raccontaci qualcosa del concorso. Ciao Ferruccio, grazie per la linea. Insomma, finalmente ci vediamo, finalmente ci possiamo vedere, amici di Telecupola. Perché? Perché per radio voi sentite per tutto il giorno la nostra voce. Questa è Radio 103. Io sono Enrico Cirone e parlo naturalmente a nome di tutti i miei colleghi, quelli che animano la radio. Radio 103 tutto il giorno, Giusico Minardi, Marco Iorio, Maurilio Giordano e poi naturalmente i nostri giornalisti, i nostri inviati, i nostri corrispondenti. Noi siamo qui per raccontarvi di una radio, Radio 103, sempre più grande. Una radio sempre più grande per voi. Pensate che ogni volta che si apre e che accendiamo il microfono, noi parliamo contemporaneamente a tutto il Piemonte e a tutta la Liguria. Ed è il primo esempio, credo, di radio interregionale. Ma quanti sono? Dai, parliamoci chiaramente. Quante adesioni stiamo ricevendo? Abbiamo ricevuto ma tantissime adesioni. Ancora l'altra sera alla fiera di Fossano abbiamo visto i sosia di Mina, di Roberto Benigni, di Beppe Grillo. Insomma, sembrava veramente di essere ad una grande festa dello spettacolo. Noi continuiamo a parlare del concorso, ma forse non tutti sanno di che cosa parliamo effettivamente. Io ormai lo so, ne sono consapevole, ho imparato tutto. Adesso raccontalo tu con la tua splendida voce da DJ. Cos'è il nostro concorso? Se assomiglia a un famoso, se sa imitare magari un personaggio famoso, un cosiddetto VIP, organizzati, segnalati a Radio 103, segnalati a Telecupole, manda il tuo curriculum, c'è tempo fino a tutto questo mese, fino a tutto il mese di giugno. Per te ci saranno dei passaggi in radio. Ti faremo vedere naturalmente se assomiglia a un famoso in televisione, naturalmente per il Piemonte delle Telecupole. Organizzeremo delle feste, degli eventi e poi è un concorso, quindi ci sarà un vincitore e questo vincitore porterà a casa un contratto pubblicitario per la prossima campagna, stavo per dire campagna elettorale, ma questo è un altro discorso, campagna pubblicitaria di Radio 103, della nuova Radio 103. Ti saluto, ti ringrazio, ricordiamo soltanto il numero verde da chiamare che è 800 240 103 oppure da visitare il sito www.radio103.it. Ora io ti passo la linea e tu me la ripassi perché noi dobbiamo scappare al volo di nuovo in discoteca. Grazie Ferruccio, allora da Radio 103 è tutto, dalla nostra radio, dai nostri microfoni, adesso linea alla televisione, linea a Telecupole. Evitiamolo Simona, che cosa bisogna evitare assolutamente? Evitare di lavorare. Evitiamolo.
radio, evitiamolo. Che cosa bisogna evitare? Di fare brutte figure. Tu sei fidanzato? No. Sei gay? No. Sì, è gay, non lo vuole dire, ma gay. Anch'io mi sono fatto le bodyguard. Come ti chiami? Daniela. E tu? Manuela. Loro controllano la mia incolumità. Ah, ragazze. Marco, che cosa bisogna evitare? Qualcosa da evitare? Ma qualcosa da evitare, magari arriviamo all'estate, è un periodo per brutto, bisogna evitare le donne, secondo me, le donne, quelle che ti fanno male, perché le donne d'estate ti fanno male, secondo me, quindi bisogna evitarle, via, evitiamo le donne che fanno stare male noi uomini. Ragazzi, ascoltatemi, mi raccomando. No, no, è lui che, no, meglio di me, ragazzi. Bello, siamo a Ibiza. No, non siamo a Ibiza, ma siamo in un posto ancora più bello. Naturalmente siamo sempre alle Vita. Ragazzi, questa puntata purtroppo è terminata, però dovete ricordarvi che il 25 giugno, venerdì 25 giugno, qui alle Vita ci sarà il raduno delle Ferrari e poi un mucchio di appuntamenti e un mucchio di altre cose, di servizi e di cose molto 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 interessanti. Ma per visitare e sapere tutte le notizie dovete andare su www.evitadisco.it. Guardate che brava, bella e brava, non le fanno veramente più così. Ragazzi, c'è anche l'email etvferruccio@libero.it per scriverci. Naturalmente un saluto da Clara e da Ferruccio. Noi ci vediamo alla prossima settimana.